Ivana Spagna, una voce per San Marino, beh, che energia innanzitutto. Caspita, quando si canta esce l'energia. Sai cos'è? La mia passione da sempre questa. Perciò quando canto sono contenta. Ma poi è veramente bello il pezzo che hai scelto. Davvero? È un pezzo dove si sente quella che è l'energia e anche, come dire, quegli anni 80, 80. Che tutti noi Guarda, amiamo e l'abbiamo scritta, apprezziamo. È proprio una neonata questa, eh? Però ho voluto riproporre innanzitutto me stessa. Pensa, gli autori siamo gli stessi di Easy Lady e Colmi. Abbiamo fatto una reunion, poi il mix l'ha fatto Rivaz, Davide Riva, per cui sono stati tutti amici che si sono ritrovati. Meraviglioso. E sono gli usciti gli anni 80 qua, eh. Ma ricordiamo quelli che sono gli autori: Ivana Spagna, Teo Spagna e Larry Pignagnoli. Che meraviglia. E Rivaz come mix. Beh, direi che comunque è veramente qualcosa di straordinario e soprattutto la resa sul palco. Davvero? Devo dire la verità, wow, che con questi ballerini e con quello che sono anche le immagini che stanno alle spalle, veramente danno quell'impressione non nostalgica, ma comunque, come dire, di ricordo e di meraviglia anche di un certo periodo, un omaggio a un certo periodo. Sì, e beh, io, cioè, quella è la mia musica, hai capito? Quando ho sentito che qua potevo fare un brano in inglese, io non stavo più nella pelle. Beh, no, ci sta. Senti, ma Eurovision Song Contest, sì, comunque questo è il meccanismo di accesso poi per, sì, quello che sarà l'Eurovision Song Contest, sì, di Torino. Tu che rapporto hai con la manifestazione? Perché negli anni, bene o male, anche negli anni dei tuoi Sanremo, diciamo che l'Italia era molto distante dall'idea eurovisiva. Eh sì, invece è importantissimo. Logico che qua, non chiedermi se ti fa piacere andare all'Eurovision, ti farebbe piacere. Certo che mi farebbe piacere, e chi non farebbe piacere, però è difficilissimo, per tante ragioni lo vedo quasi, cioè per me che non va, però cerco di fare la mia bella figura, di dare il massimo e comunque di presentare una canzone che anche oggi, vedi, sto presentando ai media, che è importantissimo. Ma io l'ho sempre visto, io l'ho sempre guardato l'Eurovision. Certo. Anche quando forse non era seguitissimo in Italia. A me piaceva vedere tutti questi personaggi da tutti i diversi paesi. È bella come manifestazione. Ma sai, poi comunque è un momento anche per celebrare quella che è la musica italiana o l'italianità, anche perché l'italianità, questi pezzi, appunto, come per esempio tu hai parlato di Silè, di Colmi, eccetera, sono pezzi dove comunque veniva celebrato un certo tipo, certo, di approccio italiano. Sì, per questo i media non me l'avevano perdonata all'inizio, perché io cantavo in inglese. Ragazzi, ma io avevo cantato 12 anni nelle discoteche, la classica gavetta, sì, tutti i brani in inglese per far ballare la gente, la dance, perciò quella era la mia realtà, era quello che avevo dentro, perciò io non potevo scrivere altre cose, io andavo avanti con quello perché l'avevo vissuto tanti anni. Ma quello che comunque è bello di Ivana Spagna, che comunque hai portato avanti in questi anni di carriera, in questi tanti anni di carriera, è la credibilità, perché non è semplice essere credibili con pezzi dance, con ballate, con pezzi in inglese, con pezzi in italiano, e tra l'altro l'abbiamo visto anche con quello che è stato il tuo ultimo album di 2 anni e mezzo fa. Sì, perché sai cos'è? Io vivo alla giornata, in questo senso. Faccio sempre di più quello che mi sento di fare. Poi, se i risultati ci sono, sono felice, se non ci sono, sono triste, ma non devo mettermi a pensare la gente cosa si aspetta da me, tutto perché non sarei onesta e sincera in quello che faccio. Io devo essere me stessa fino in fondo. E poi il tempo dirà, però la sincerità e la spontaneità, secondo me, sono basilari. Uno deve essere quello che è, quello che si sente. Io credo che sia realmente il valore aggiunto anche di tutti questi tanti anni di carriera di Ivana Spagna, e l'energia che vediamo sul palco è il più bel regalo ed è il più bel messaggio anche dopo un momento difficile come quello che abbiamo, guarda, passato in questi 2 anni. Proprio per quello avevo stavolta voglia di fare qualcosa che mi desse allegria, che potesse anche dare allegria. Ragazzi, abbiamo fatto 2 anni che terribili, speriamo che adesso ci saltiamo fuori, perché non se ne può più. Ci hanno tarpato le ali in tutti i sensi, ci hanno impauriti. E allora è ora, speriamo, di ritornare a vivere. Grazie mille, Ivana. Grazie a voi. Seriously in love. Seriously in love. Ciao.